saremo domani? Cosa faremo? Dove saremo? Il futuro è molto aperto e dipende da noi tutti. Perché il nostro tempo è limitato e non possiamo sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro, attraversando un'esistenza che altri hanno scelto per noi, ma che non ci rappresenta e di cui non condividiamo le motivazioni. Il cambiamento ha bisogno di azioni esemplari e di teorie ben costruite. I pensieri sono azioni. Ciò vuol dire che siamo capaci di agire come pensiamo e viceversa. Siamo ciò che agiamo. E se per dirlo con un aforisma, i limiti del mio mondo sono i limiti delle mie azioni possibili. Per la nostra reale prospettiva dovremmo sentire sempre di più i limiti come la risorsa. Dobbiamo sentirci liberi di scegliere quali azioni compiere, sapendo che possono modificare il corso degli eventi. Il nostro compito è cercare di rendere il futuro diverso dal passato, piuttosto che cercare di conoscere ciò che necessariamente il futuro deve avere in comune con il passato. Ognuno di noi, da solo, non è. Il cammino degli uomini che sono proiettati verso l'orizzonte comune, passi verso il bene, l'infinito.